Margot, vieni su. Ma che Margot? Io da questa sera mi chiamo un'altra volta Concetta e sono una ragazza per bene, capito? Sì, dalle ginocchia in giù. Ciao. Ciao, bello. Con quella faccetta da collegiale ha l'anima che porco. E così abbiamo chiuso, eh? Non ti piace? Questa sarebbe la cucina. E qui ci facciamo il ristorante. Certo, è tutto da ripulire, ma che ci vuoi fare? Sì, altro che ripulire. Ma è tutto così? È tutto così, sì signora. Allora, appena la trattoria è un po' avviata, si ricomincia a lavorare in camera. È meglio di prima. Senza un padrone che ci sfrutta. E nessuno ci può dire niente, perché sotto c'è il ristorante. Adwa, c'è Modugno. Il cantante. Ho detto Modugno, Modugno. Meno male che sei arrivata, qui stiamo affogando. Grazie. E un'altra. Ma siete proprio una bella famiglia. Brave, brave. E avete pure un bel locale. E poi si mangia anche bene. Grazie, signor Modugno. La prossima volta speriamo di fare anche meglio. Sa, abbiamo aperto da poco tempo. Sì, allora sì. Canterò una canzone dedicata a tutti gli innamorati orgogliosi. Ora, ora che sei. Allora lo vuoi abbassare sto cavolo di sedile? Millì, c'è il cliente tuo. Ecco fatto, l'abbiamo persa. Tieni. Grazie tanto, zia. Chi ci dà la benedizione, padre? Io ve la darei, ma non vale. Sono un semplice servo. Siate brave, buone e sempre in pace. Adwa, scende subito. Grazie, signorina. Non c'è fretta. Così va bene. Dottor Ercoli! Va bene così in tenuta da lavoro? Siamo pronte. Da questo momento le camere da letto sono aperte al pubblico. Coraggio, signori! Nessuna paura della polizia. E voi, ragazze, al lavoro per arricchire il dottor Ercoli! E ricordatevi che non siamo serve! Siamo puttane! Perché tanto noi qui non possiamo far altro! Niente altro che questo! Faccia, faccia.